regione preoccupato per la tenuta sociale propone al governo di aprire i locali fino alle 21 e il sì a piscine e palestre. La giunta approva un fondo da 12 milioni per le attività. Contagi in calo in regione, sono 241, un decesso a Pordenone. In Italia invece nuovo record, 21.994 positivi a fronte di 174.398 tamponi. Trovati altri 29 posti in terapia intensiva in regione. La polizia locale di Udine sarà la prima in regione a poter utilizzare i cani antidroga, lo ha deciso la giunta comunale aggiornando il regolamento dedicato. Secondo il prefetto di Trieste, Valenti, ultra e indipendentisti potrebbero essere i responsabili degli incidenti di ieri sera in piazza Unità. Continuano le indagini. Domani alle 18 si gioca la Dacia Arena contro il Vicenza per la Coppa Italia. De Olofeo partirà dall'inizio, in campo pure Strüger. Buonasera a tutti, benvenuti. Nuovo appuntamento con l'informazione targata Udinese TV in apertura. I dati relativi al contagio da coronavirus in regione e in Italia. I contagi in regione sono quest'oggi stabili, mentre c'è un nuovo record nel nostro paese. Ma facciamo il punto rispetto a quello che succede. Nella nostra regione sono 241 i nuovi positivi, secondo il report della Protezione Civile. Si aggiunge al conto delle vittime il decesso di un 82enne pordenonese. Le terapie intensive sono in difficoltà, ma fortunatamente sono stati trovati altri 29 posti letto in più. Aumentano i casi anche nel mondo dei servizi sanitari. Vediamo. 241 nuovi contagi a fronte di 4.422 tamponi eseguiti e un decesso, e quanto riporta la Protezione Civile regionale nel report odierno del coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia. La vittima, la numero 378 nel computo regionale, è un 82enne residente a Pordenone, che era ricoverato nel locale ospedale nel reparto di pneumologia Covid. I casi attuali di infezione risultano 3.480, mentre salgono 31 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 139 quelli ricoverati in altri reparti. Da oggi, ha annunciato il vice governatore Riccardo Riccardi, sono operativi nei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia ulteriori 29 posti letto, in attuazione di una manovra progressiva definita nelle unità di crisi che risponde all'attuale andamento della curva del contagio. Nel dettaglio, due posti sono al Burlo Garofalo di Trieste, due nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, 10 nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 15 nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Il numero complessivo di posti messi a disposizione dal sistema sanitario regionale ammonta così a 55, come da obiettivo indicato dal Ministero della Salute per il Friuli Venezia Giulia. Sul fronte delle nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i casi di un ospite di una casa di riposo in provincia di Pordenone e di due ospiti di una struttura dedicata alla disabilità a Trieste. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale registra i contagi di tre infermieri, un'ostetrica, un OS, un autista, un operatore tecnico, un medico e uno specializzando. Alla SUGI sono stati contagiati due OS, un tecnico di radiologia, due infermieri e un farmacista, mentre nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale sono stati colpiti un infermiere e un medico. Continuano intanto le dimostrazioni di generosità. Il Malignani potrà beneficiare del bel gesto di la ricambio udinese, che ha fatto una cospicua donazione alla scuola di mascherine chirurgiche, gel igienizzante e detergenti. E c'è un nuovo record in Italia per quel che riguarda i nuovi casi e positivi. Sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi. I morti sono 221, ieri erano 141. Era dal 5 maggio che non si registrava un numero così alto di vittime. Allora furono 236. Balzo anche dei pazienti in terapia intensiva. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore. Sono 1.411. Le persone in rianimazione. Gli attualmente positivi sono arrivati ora a 255.090, ben 18.406 in più di ieri, e il decreto rilancio ha previsto un incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva e 4.225 in subintensiva, ma non ci sono specialisti a sufficienza per questi numeri, mancano ben 4.000 medici, così dice il principale sindacato italiano
italiano dei medici ospedalieri. In ogni caso ci sono più di 8 regioni che hanno più di 1000 nuovi casi, in testa la Lombardia con 5000 casi al giorno e poi la Campania con 2761 quest'oggi e via via tutte le altre. Questo pomeriggio c'è stata una lunga conferenza stampa da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, ha parlato il direttore Silvio Brusaferro, ma anche il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che ha fatto il punto sulla situazione degli ospedali e delle terapie intensive. Sentiamolo. Per riassumere, che possiamo dire che abbiamo un trend dell'epidemia in aumento. Questo aumento è stato più marcato nelle ultime 2-3 settimane. Abbiamo un numero di decessi ancora relativamente limitato, e così anche l'occupazione delle terapie intensive è ancora al di sotto del livello di guardia, anche perché è aumentato sostanzialmente il numero di posti in terapia intensiva, quindi ancora non sono stati occupati i posti di terapia intensiva che fortunatamente dovrebbero essere riservati alle altre patologie. Tutto ciò comunque indica la necessità naturalmente di implementare adeguati interventi. Altri dati che sono stati citati da Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: sebbene l'età media di casi di Covid si sia abbassata rispetto alla primavera scorsa, stanno aumentando i casi negli anziani, per questo i giovani dovrebbero essere particolarmente attenti a proteggere. L'incidenza di Covid sta crescendo, il paese è coinvolto in tutte le sue regioni e stanno aumentando gli asintomatici ed i pauci sintomatici, e questo è un elemento su cui porre particolare attenzione. I dati mostrano una progressione continua nei ricoveri. La sfida è riuscire a gestire l'epidemia garantendo assistenza agli altri bisogni di salute che continuano a esserci. Brusaferro ha rilevato che esiste una soglia che non va superata, oltre la quale i pazienti affetti da altre patologie non potrebbero più trovare risposta nei nostri ospedali. E fare un tampone rapido dal medico di famiglia costerà 18 euro se eseguito nello studio del professionista; se invece verrà somministrato in una struttura delle ASL, al medico saranno pagati 12 euro. L'accordo con i sindacati dei medici convocati oggi pomeriggio dalla SISAC, la struttura interregionale sanitari convenzionati, non è ancora stato firmato perché alcuni punti sono in discussione, ma la sigla dovrebbe arrivare in serata. Il testo prevederà l'obbligatorietà per tutti i medici di medicina generale di eseguire i test rapidi. E dopo il decreto ci sono state molte proteste, ce ne saranno ancora nei prossimi giorni, ma molte regioni hanno provato a rilanciare con delle proposte. Chiusura posticipata di ristoranti e bar, didattica a distanza al 100% per gli istituti superiori, apertura di piscine e palestre e chiusura però dei centri commerciali durante il weekend. Questo è il nucleo delle proposte che ha elencato questa mattina il governatore Fedriga, che ha convocato una conferenza stampa anche con i sindaci dei capoluogo e del presidente dell'ANCI. Sentiamo. Io credo sia importante mettere in campo delle misure che servano a combattere la pandemia, i contagi, le ospedalizzazioni, e penso che queste misure scelte nei PCM non serviranno a questo. Noi ci troveremo di fronte purtroppo a un aumento di contagi, ma al contempo purtroppo servono a colpire drammaticamente alcune categorie lavorative, alcune categorie economiche. Quindi l'appello che facciamo al governo, e offriamo la massima collaborazione, è quella di ascoltare le regioni e mettere in campo strumenti che invece vadano a limitare il più possibile i contagi, e questo vuol dire evitando aggregazioni tra persone troppo numerose, evitando posti dove stanno troppe persone in troppo poco spazio, e su questo noi abbiamo proposto, come conferenza delle regioni, come i centri commerciali fine settimana, come il trasporto pubblico locale, andare a diminuire ovviamente l'utenza soprattutto nelle ore di punta, insomma una serie di misure che non vanno drammaticamente a colpire piscine, palestre, teatri, cinema, bar, ristoranti, ma diano delle regole, e spero che questo
diciamo, appello al buon senso e all'equilibrio possa essere recepito dall'esecutivo nazionale. Senatore, lei ha anche sottolineato che non bisogna illudere le categorie economiche con strumenti quali ordinanze che poi rischierebbero di essere impugnate dal governo e non avere nessuna soluzione concreta al problema. Esatto, perché ovviamente in questi giorni c'è stata la sollecitazione a dire fai l'ordinanza come regione. Io sarei disponibile a farla, ma non voglio prendere in giro gli operatori perché un'impugnativa vorrebbe dire semplicemente che in giro di poche ore verrebbe annullata l'ordinanza stessa. Penso che in questo momento non sia l'attimo per fare i primi della classe, il momento di risolvere i problemi. E quindi se io so che faccio un atto e dopo non serve a nulla le categorie economiche, semplicemente illudo qualcuno e non risolvo il problema. Io voglio risolvere il problema e per questo non voglio avere ragione. Voglio dare risposte a queste persone, a questi imprenditori, a questi lavoratori. Mi auguro che il governo non sia sordo a questo appello. Riteniamo la chiamata alle armi del presidente Fedriga un atto irresponsabile, così hanno commentato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Dopo la conferenza di questa mattina il governatore decida se vuole fare il capopopolo o se, come ha dichiarato successivamente, vuole collaborare con il governo per affrontare l'emergenza. Ricordiamo a Fedriga che lui è, o almeno dovrebbe essere, il presidente di tutti. Chiamare a raccolta i sindaci, casualmente tutti del suo colore politico, della sua maggioranza, per puntare il dito contro Roma non è un atteggiamento responsabile. Il tutto mentre nel frattempo aumentano i posti di terapia intensiva negli ospedali, a dimostrazione di come sia ben cosciente delle realtà che stiamo affrontando. Il suo compito è quello di portare avanti tutte le istanze della regione, non soltanto quelle che garantiscono consenso. E critico anche il segretario del PD Cristiano Sciauri: la politica deve fare scelte responsabili e anche difficili, deve dare risposta alle legittime preoccupazioni e proteste dei settori chiamati a nuovi sacrifici, ma non deve cavalcarle. La politica non sta in mezzo alle manifestazioni, ma le ascolta e dà loro risposte. Se poi un presidente di regione vuole tenere aperto di più in un momento come questo, io lo chieda, ha detto Sciauri, ma se ne assuma anche la responsabilità, ascoltando però prima di tutto scienziati, esperti e operatori della sanità regionale. La cosa più importante adesso è la salute dei cittadini. E la Giunta ha deciso quest'oggi di istituire un fondo d'emergenza da 12 milioni di euro proprio per le attività che sono penalizzate dalle chiusure imposte dal recente decreto, un provvedimento che in parte risponde anche alle richieste dei consiglieri del Partito Democratico, che però ritengono che la somma stanziata possa essere ancora aumentata. Un fondo d'emergenza Covid da 12 milioni per le attività produttive penalizzate dalle ultime restrizioni governative e quanto intende istituire la Giunta regionale, come annunciato oggi dal governatore Massimiliano Fedriga. La decisione è stata presa dopo un confronto ad hoc con l'esecutivo regionale, volto a raccogliere da ciascuna direzione le ulteriori disponibilità finanziarie con le quali aiutare le categorie economiche. Questo, ha detto Fedriga, è l'ulteriore doveroso sforzo che il governo regionale ritiene giusto compiere per conciliare il contenimento della pandemia e la tenuta economica del settore produttivo. La proposta, che sarà inserita come emendamento all'assestamento autunnale in discussione domani in Consiglio regionale, si sostanzierà nella possibilità di erogare aiuti ai diversi settori colpiti dalla crisi. Sul provvedimento si sono espressi i consiglieri regionali del PD, Roberto Cosolini e Diego Moretti, rimarcando come sia stato così accolto in parte il pressante appello a non ridurre l'assestamento a una mera legge ordinaria. Si usino però anche i 5 milioni accantonati per la riforma Bini, ben lontana dall'arrivare in aula. Non ha alcun senso congelare quei soldi in un momento in cui servono alle imprese come l'aria, sottolineano i due, e proseguono precisando: abbiamo depositato un emendamento al DDL 111 che prevede lo stanziamento di 25 milioni. I 12 che Fedriga ha dato mandato di raschiare possono essere una prima risposta, ma non sufficiente. La somma deve essere incrementata dagli altri 5 accantonati per la legge sviluppo impresa, che sappiamo non arriverà prima del prossimo anno. In questo modo le graduatorie che riguardano le imprese del turismo si potranno far scorrere subito. E a proposito di ristori, è arrivata proprio adesso la notizia che il governo in Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto ristori, che prevede indennizi immediati per le categorie in più in difficoltà
in questa fase dell'emergenza. Fra poco ci sarà una conferenza stampa da parte del Premier Giuseppe Conte insieme a Roberto Gualtieri e a Stefano Patuanelli in diretta proprio da Palazzo Chigi per illustrare i dettagli del provvedimento. E vediamo se appunto riusciremo a mostrarvi live che cosa è stato deciso dal Governo e dal Consiglio dei Ministri per le categorie che stanno affrontando chiusure o forti limitazioni dell'orario e quindi grossi problemi per quel che riguarda il fatturato. La giunta regionale invece ha approvato anche ancora ulteriormente le scontistiche per la benzina, una misura confermata, ha approvato la proroga per un ulteriore mese, quindi fino al 30 di novembre, del super sconto regionale sui carburanti per l'area 1. In base alla delibera approvata per l'area 1 viene confermato il contributo di 29 centesimi per la benzina e di 20 centesimi per il diesel, mentre nei comuni dell'area 2 ci saranno 14 centesimi di sconto per la benzina e 9 per il diesel. E come dicevamo, per domani ci sono in previsione diverse proteste in seguito al decreto. Ieri c'è stata quella dei ristoratori e dei locali. Domani invece sarà il mondo delle palestre e delle piscine a scendere in piazza in tutti e quattro i capoluoghi della regione, mentre il comitato Io Vivo di Sport alle 15 avrà un nuovo confronto con Fedriga per affrontare le problematiche emerse dopo l'attuazione del nuovo decreto nel settore sportivo. Quattro manifestazioni pacifiche, lo vedete dalla grafica, in contemporanea per l'esattezza, saranno in piazza Libertà a Udine, in piazza 20 Settembre a Pordenone, in piazza Vittoria a Gorizia e in piazza Unità a Trieste. Il comitato si impegna a sostenere le cause del lavoro all'interno del settore sportivo, delineandone i danni subiti nel periodo attuale. E il sindaco di Pordenone ha lanciato altresì una manifestazione in piazza per domani alle 18:30 per unire le nostre voci, chiedere al governo che riveda il decreto e che i territori possano autoregolarsi. Nessuna protesta, ma un'iniziativa ordinata e civile. Buongiorno a tutti. Raccogliendo le istanze e anche le preoccupazioni del mondo dei commercianti, dei pubblici esercizi, degli artigiani, di coloro i quali operano nel mondo dello sport e dell'operatore della cultura, ho chiamato a raccolta domani alle ore 18:30, così consentiamo a chi ha i negozi di poterli chiudere e raggiungersi in piazza, una iniziativa. Non si tratta di una protesta, si tratta di un'iniziativa volta a sensibilizzare il governo, come sta succedendo in altre città, affinché le misure restrittive contenute nel DPCM vengano riviste. Sia chiaro, non si tratta di una manifestazione di protesta e quindi non devono capitare ciò che invece è accaduto in altre città dove facinorosi e balordi hanno approfittato di questa manifestazione per i loro istinti belluini. No, al contrario, deve essere una situazione composta, civile, ordinata, nel rispetto delle regole. Per cui vi invito a partecipare mantenendo i distanziamenti con la mascherina. Saranno presenti anche rappresentanti di queste categorie. Perché serve una manifestazione? Ma perché vedete, noi crediamo che così come il governo ha dato la possibilità ai sindaci di chiudere piazze e strade per impedire la cosiddetta movida o lo struscio, altrettanto doveva fare consentendo ai territori, regioni e comuni di decidere come applicare queste norme, perché occorre modulare la severità delle prescrizioni dipendentemente dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Pordenone non è in emergenza sanitaria. È chiaro che dobbiamo stare attenti a questo virus che è pericoloso, però era sufficiente continuare a seguire le prescrizioni, i protocolli cui erano già abituati tutti gli operatori della cultura, dello sport e del mondo del commercio. Cambiamo pagina. La polizia locale a Udine potrà a breve avvalersi dei cani antidroga, lo ha deciso la giunta comunale. Sentiamo alcuni dei provvedimenti presi nelle parole del sindaco Fontanini. Quindi una delibera importante oggi riguardante il castello di Udine. Sì, abbiamo definito il quadro economico per quanto riguarda il castello di Udine, abbiamo aggiunto altri 70.000 euro per completare le opere, opere che sono state determinate anche da alcuni consigli fatti dalla sovrintendenza che ci hanno impegnato con qualche decina di migliaia di euro. Quindi siamo molto soddisfatti perché i lavori si stanno ultimando e quindi pensiamo, coronavirus permettendo, di fare una inaugurazione fra circa un mese.
perché è importante questo grande lavoro che totalmente raggiunge i 940.000 euro, in gran parte coperti dal contributo della Danieli di Butrio. È un lavoro bellissimo. Anche per quanto riguarda la polizia locale, un nuovo regolamento? Sì, abbiamo fatto un nuovo regolamento per la polizia locale, abbiamo snellito un po' il precedente regolamento, abbiamo definito i compiti sia del comandante che anche del vicecomandante. È uno strumento per rendere più operativa la nostra polizia locale, prevedendo anche l'ingresso dei cani antidroga che arriveranno tra poco in comune e che faranno parte in pratica delle dotazioni della polizia locale per combattere la diffusione della droga. Alcune operazioni di carabinieri e polizia a Udine con fermi e anche fogli di via a Pordenone e gli scontri di Trieste. Sentiamo tutto nelle pillole di cronaca. Fiamme nella notte ad Amaro, in carne ad andare a fuoco la stalla di un'azienda agricola che al suo interno ospitava degli ovini. Da quanto si è potuto apprendere, forse a causa di un fulmine, la parte superiore della struttura adibita a fienile ha preso fuoco. Il rogo si è propagato velocemente in tutta la struttura, distruggendola completamente. I danni sono ingenti, ma fortunatamente non sono rimaste illese persone e nemmeno gli animali. Sul posto i militari dell'arma di Tolmezzo e i vigili del fuoco di Tolmezzo e Gemona. È stato trovato in giro in automobile la sera di domenica con un coltello a serramanico di 27 cm e due tirapugni nella zona di via Sondrio, a ovest del centro città. Per questo motivo un 24enne udinese è stato denunciato a Piede Libero per porto abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere. Nell'ambito degli stessi controlli sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un 55enne udinese che guidava con un valore alcolemico di 1,35, un 34enne, un 45enne di Codroipo, un 26enne di Latisana, anche loro per valori alcolemici superiori alla tabella di legge. Nello stesso contesto identificati e multati pure un 58enne udinese, un 51enne indiano per ubriachezza e un 36enne di Maiano perché trovato in possesso di 3 grammi di marijuana. Erano in evidente stato di alterazione alcolica e sono risultati gravati a vario titolo di numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi. Dalla perquisizione poi è spuntata una perfetta riproduzione di una pistola tipo revolver ad aria compressa. Per questo un 57enne e un 51enne residenti in due distinti comuni della provincia pordenonese sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Il 51enne che nascondeva il revolver dovrà rispondere anche di porto di armi e oggetti atti ad offendere. Per entrambi infine applicato il foglio di via obbligatorio. Le indagini sugli incidenti di ieri sera in piazza Unità d'Italia a Trieste sono indirizzate verso ultra della squadra di calcio della Triestina e aderente a gruppi di formazioni indipendentiste. A dirlo il prefetto di Trieste Valerio Valenti, il quale ha parlato di un attacco alla prefettura. Al termine della manifestazione pacifica di tanti piccoli imprenditori e commercianti, un gruppo di circa 150 persone infatti aveva raggiunto la sede del Palazzo del Governo prendendo a calci il portone d'ingresso e lanciando fumogeni. Ascoltiamo le parole del prefetto Valerio Valenti che sta seguendo in primo piano le indagini relative agli incidenti di ieri. Una cosa è la gente arrabbiata che è comprensibile se questo sentimento viene manifestato come è stato fatto nella prima parte della manifestazione. La seconda parte della serata, quella che ha visto alcuni teppisti attaccare come dire, la sede del governo, della prefettura, è evidentemente fuori da questa logica. Il prefetto di Trieste Valerio Valenti all'indomani della manifestazione contro le restrizioni dell'ultimo DPCM distingue tra chi in piazza Unità esprimeva legittimamente la preoccupazione per la propria attività lavorativa e chi invece intendeva alimentare il caos e la protesta violenta. Su questi gruppi sono in corso indagini come da precisa indicazione del Viminale ai prefetti di tutta Italia. Non si tratta di persone che appartengono a nessuna di queste categorie perché sono in corso le operazioni di identificazione di questi soggetti che peraltro ritengono sia già immediatamente come dire, possibile ricondurre ad aree ben note, parlo degli ultras della Triestina e parlo anche di alcuni appartenenti
ai movimenti indipendentisti. Sono quindi soggetti che approfittano di questa situazione, cavalcano la protesta, si inseriscono in questa dinamica e ovviamente producono gli effetti che abbiamo visto ieri, qui come altrove. Io ho chiesto al Presidente della Regione di aprire un tavolo di confronto con i prefetti, perché il tema dell'ordine e della sicurezza pubblica è un tema fondamentale, è un bene che come la salute e come il diritto al lavoro dobbiamo tutelare e dobbiamo evitare che le nostre piazze si infiammino. Il prefetto loda la gestione della piazza da parte delle forze dell'ordine, compreso il gesto distensivo dei caschi sollevati da parte degli agenti, che ha contribuito a placare gli animi, e bacchetta chi invita alla disobbedienza. Mi congratulo con il signor Questore innanzitutto, ma assieme a lui con il comandante dell'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, per come hanno saputo gestire la piazza. Era un momento difficile, mi pare che tutto poi alla fine sia andato molto bene, al di là appunto del gesto inqualificabile di chi ha lanciato fumogeni contro il palazzo. Devo altresì però stigmatizzare chi invece invoca alla disobbedienza rispetto al DPCM, chi approfitta di questo per obiettivi che sono diversi da quello della pace sociale e del benessere sociale, e quindi l'invito che faccio a tutti è tenere i toni bassi. Attimi di paura invece a Udine per un 38enne vittima di una tentata rapina mentre si trovava alla stazione delle Corriere. I carabinieri però sono riusciti a incastrare i responsabili grazie all'uso delle videocamere. Prima tenta di rapinarlo, poi, non ottenendo il denaro, lo prende a pugni mentre aspetta il pullman per andare a casa. Vittima della vicenda, un 38enne di Tolmezzo, aggredito da uno sconosciuto mentre si trovava al terminal della stazione delle Corriere di Udine. I fatti risalgono allo scorso 19 ottobre, intorno alle 18, quando all'uomo, in attesa del mezzo, si avvicina uno sconosciuto che, con fare insistente, chiede del denaro. Il carnico non intende donare alcun spicciolo e a quel punto il clochard sferra alcuni pugni indirizzati al volto dell'uomo, minacciandolo. Il 38enne trova la forza di fuggire e, nonostante sia inseguito dal malvivente, riesce a salire sull'autocorriera diretta a Tolmezzo, mettendosi in salvo. Una volta superato lo shock, all'indomani dei fatti, il malcapitato si è recato dai carabinieri della stazione di Ampezzo Carnico per sporgere denuncia. Ad incastrare il responsabile dei fatti, un 20enne kosovaro senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine, sono state le immagini delle telecamere della videosorveglianza presenti nel terminal delle Corriere, che hanno permesso ai militari dell'arma della sezione operativa della compagnia di Udine di risalire al responsabile e di denunciarlo per tentata rapina. L'industria friulana del legno perde uno dei suoi storici pionieri. È mancato infatti quest'oggi Giuliano Lovisoni, fondatore nel 1966 della Lovisoni & Co. di Martignacco, che vanta ormai 54 anni di attività nella commercializzazione del legname. Giuliano Lovisoni è nato a Udine il 24 settembre 1929, aveva da poco compiuto 91 anni, si era diplomato in ragioneria all'Istituto Zanone da bambino. Durante un tragitto in treno da Udine a Tarvisio, raccontava di aver visto le cataste di legname che scorrevano veloci come le immagini di un film e di aver fantasticato. Quel viaggio mi ha stregato, diceva, e oggi mi sento un uomo fortunato perché ho realizzato il sogno della mia vita creando un'azienda che commercializza il legname. Nel corso degli anni Giuliano era stato affiancato alla guida dell'impresa dal figlio Piero, attuale amministratore delegato, e anche dal resto della famiglia. Negli anni 70 il legname proveniva quasi esclusivamente dall'Austria, poi negli anni 80 l'azienda scoprì nuovi mercati di approvvigionamento come Indonesia, Malesia, Africa e Nord America. Oggi la Lovisoni commercializza il legno per produttori italiani di mobili, cornici, pavimenti, sedie, serramenti, costituendo un punto di riferimento per le falegnamerie e gli arredatori del nord e del centro Italia. Ed ora lo sport, terzo turno di Coppa Italia in vista per l'Udinese, che affronterà il Vicenza domani alle 18 alla Dacia Arena. C'è curiosità non solo per la composizione dell'11, visto che ha annunciato un ampio turnover, ma anche per quale sarà lo schema tattico che Gotti
utilizzerà dal primo minuto. Intanto ci sono buone notizie dall'infermeria, perché si avvia ad un completo recupero non solo Juan Musso ma anche Bram Neuting, che entrambi sono pronti a rientrare in campo per il prossimo impegno di campionato contro il Milan. La Coppa Italia per rialzare la testa. L'Udinese vuole archiviare in fretta il KO con la Fiorentina, che ha significato un nuovo passo indietro rispetto ai 3 punti guadagnati la domenica precedente ai danni del Parma. Domani alla Dacia Arena arriva il Vicenza per il terzo turno di Coppa. Una squadra riapprodata in Serie B dopo 3 stagioni e che proverà a giocarsi le sue carte contro i bianconeri dopo aver eliminato la Pro Patria ai supplementari nel turno precedente. Ampio il turnover che opererà Gotti per dare spazio a chi finora ha giocato di meno, anche se resta difficile al momento ipotizzare un 11 di partenza. Tutto dipenderà se il tecnico confermerà il 3-5-2 come schema di riferimento o utilizzerà l'impegno con i biancorossi per testare qualcosa di diverso, leggi difesa a 4. Si scaldano in ogni caso Simone Scuffette tra i pali e Kevin Bonifazi per un posto nella retroguardia. A centrocampo rivedremo con buone probabilità Struger Larsen dopo l'infortunio al gluteo e uno tra Makengo e Koulibaly. Probabile anche l'impiego di Nestorowski dal primo minuto sul fronte offensivo, dove potrebbe partire titolare anche Deulofeu. Una partita dunque che avrà molto da dire dal punto di vista tattico. Se è vero che per un eventuale cambio modulo ci vuole tempo, è altrettanto vero che provare certi meccanismi in un incontro ufficiale può dare dei riscontri decisamente più concreti rispetto all'allenamento. E a proposito di preparazione, nella rifinitura svolta oggi pomeriggio al Bruseschi ha lavorato a pieno regime non solo Juan Musso ma anche Bram Neuting. Entrambi saranno a disposizione di Gotti per l'importantissima sfida di campionato contro il Milan, in programma domenica alla Dacia Arena, e il loro ritorno contribuirà non poco a restituire un po' di sicurezza ad un gruppo che ha incassato 5 reti negli ultimi 180 minuti. Vediamo allora i convocati per la sfida di domani, diamo un'occhiata al sito internet della società Udinese Vicenza, la partita appunto prevista alla Dacia Arena, 23 giocatori per il match, in porta Nicolas Scuffette Gasparini, poi in difesa Samir Oweyan, Bonifazi, Molina, Teravest, Struger Larsen, Beccao, De Maio e Ziglar. A centrocampo Makengo, De Paul, Arslan, Pereira e Koulibaly, in attacco Deulofeu, Lasagna, Pussetto, Nestorowski, Cristo, Rodriguez e Forestieri. E invece in chiusura un aggiornamento sul risultato del Pordenone, siamo al 72esimo minuto di gara, anche il Pordenone gioca in Coppa Italia contro il Monza, il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata con Udinese TV, l'informazione ritorna alle ore 22:30.